foto della macchina d'estate. La stessissima cosa. I ghiacciai sono una massa bianca che impedisce alla Terra di scaldarsi. Quindi già la Terra in questi ultimi 25 anni si sta scaldando per altri motivi. Con il ritiro glaciale si sta registrando un'amplificazione, un aumento, quindi si sta enfatizzando questo aumento delle temperature al suolo. Per farla breve, vi racconto un attimino come funziona un ghiacciaio, questa è la fotografia di un ghiacciaio, grosso modo, verso la fine dell'estate. Vedete, sopra c'è una parte biancastra, di sopra di questa linea rossa. Quelle sono le nevicate invernali che sono rimaste durante il periodo estivo. Siamo più alta quota, quindi fa più freddo, e possono rimanere. Al di sotto della linea rossa c'è la parte grigia, la neve invernale se n'è andata via. Sta andando via anche il ghiaccio che si è formato negli anni precedenti. Di conseguenza, un ghiacciaio per sopravvivere, immaginatevi una sorta di bilancio familiare, le entrate, cioè quelle a monte, devono essere almeno uguali alle uscite, cioè la neve persa più a valle per fusione. Purtroppo questa cosa non si verifica da 28 anni circa, 28-30 anni, salvo qualche anno, il 2000-2001 e il 2008-2009 per soltanto alcuni ghiacciai.